Ciao Bibiofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi unboxing super speciale perché andiamo a spacchettare una box specialissima e sto parlando della Magical Create. La Magical Create è una box appunto particolare che è stata ideata dalla Lovejoy Create, una box totalmente dedicata a Harry Potter. Questa è la seconda che mi arriva, la prima l'abbiamo spacchettata insieme qualche mese fa, vi lascio il video nelle schede. E quella era a tema Diagon Alley e ci ho trovato dentro delle cose spettacolari. Questa qui, come si può intuire, già le box sono disegnate in una maniera incredibile, è a tema Tana, la casa dei Weasley. Non vedo l'ora di aprirla. La Magical Create è appunto una box che è stata ideata da Lovejoy Create ed è totalmente dedicata a Harry Potter. Ci sono vari temi di mese in mese, non esce ogni mese, non potete acquistarlo ogni mese, ma ogni tot mesi. Comunque nell'info box vi lascio il link del sito con tutte le altre informazioni. Le prossime box avranno come tematiche i Big Seven, quindi 7 personaggi principali. Poi le classi, quindi le varie materie che si studiano a Hogwarts, e poi animali fantastici. Non vedo l'ora di scoprire anche le altre, ma per ora dobbiamo aprire questa della Tana. Come già detto nell'unboxing della Magical Create dei discorsi mesi dedicata a Diagon Alley, questa è una box che appunto è ideata dalla Lovejoy Create. Tutto ciò che c'è all'interno è non ufficiale, quindi è tutto creato da piccoli shop, piccoli artisti, e nulla va a J.K. Rowling. Sapete qual è la mia opinione riguardo all'autrice. Io continuo ad amare e a parlare e a apprezzare Harry Potter senza in alcun modo essere d'accordo con quanto detto dalla Rowling negli ultimi mesi / anni, perché in realtà l'autrice stava svalvolando anche negli ultimi anni. Poi negli ultimi mesi, diciamo dalla primavera scorsa, ha proprio esagerato con quanto detto. Comunque io spero che abbiate chiara la mia opinione, non voglio assolutamente supportare quanto detto dalla Rowling, voglio semplicemente continuare ad amare la mia saga del cuore, la saga della mia infanzia, adolescenza e non solo, ciò che mi ha più aiutato nella mia vita, che è Harry Potter. Quindi continuiamo ad apprezzare Harry Potter andando assolutamente contro quanto detto dalla sua autrice, che non abbiamo idea di cosa le sia successo, probabilmente si è rivelata essere quello che era, non capiamo come abbia potuto scrivere una saga così bella, però, ahimè, se la vi. Comunque, per quel che mi riguarda, posso continuare ad amare Harry Potter, la mia saga del cuore, non devo sentirmi sbagliata per questo se io continuo a lottare contro le ingiustizie, i pregiudizi, contro qualsiasi forma di razzismo e di mancanza di diritti che c'è nel mondo. Direi, dopo questa premessa, che vi ricordo che vi lascio nell'info box il sito della Lovejoy Create, della Magical Create in particolare, per poter acquistare le prossime, e c'è anche il codice sconto FANGIRL10 per avere un 10% di sconto sugli acquisti fatti sul sito della Lovejoy Create, che siano box, che siano oggetti, quello che volete, potete usare il codice sconto, comunque tutto nell'info box. Andiamo ad aprire questa Magical Create che mi è arrivata ieri, non avete idea quanto ho resistito e sto già volando nel vedere cosa c'è. Allora, la metto qui accanto a me. La prima cosa che vedo è questa. Questo è Witchy Weekly, quindi il settimanale delle streghe, della strega, con il mio amato Gilderoy Lockhart, o Gilderoy Allock in italiano, che so essere un personaggio odiato da tutti. Io sono un po' unpopular, lo amo, mi fa morire da ridere, io mi rendo conto sia un personaggio assolutamente negativo, però rispetto a tanti altri quantomeno lui mi fa ridere e lo amo. E qui appunto abbiamo Gilderoy Lockhart, 5 volte vincitore del premio per il miglior sorriso, come ci ricorda lui stesso spesso. E ah ok, questa è praticamente la spoiler card, ma che genialata! L'altra volta era la mappa di Diagon Alley, questa volta è il settimanale delle streghe, adoro. E qui c'è appunto la prossima box dedicata ai Big Seven, ai grandi sette. Quindi Harry, Ron, Hermione, Draco, Luna, Ginny e Neville.
La box potete acquistarla e sarà spedita a fine aprile. Non so se mi arriverà, vedremo, ma comunque vi consiglio di prenderla perché... i sette. Il trio golden, il trio silver e Draco, che comunque è importante. Ma andiamo avanti, perché vedo un'altra cosa meravigliosa. Allora... non so se voi avete solo visto i film o i libri, li avete letti. Se avete letto i libri saprete che uno dei problemi della Tana sono gli gnomi. C'era anche nel gioco di Harry Potter per la PlayStation 2, se non ricordo male, Harry Potter e la Camera dei Segreti, c'era un momento in cui dovevi aiutare Ron, tu appunto giocavi come Harry, nell'andare a liberarsi degli gnomi, che sono nel giardino della Tana, e questo accade anche nel libro. E c'è questo. The Gnoming Spry as seen in Witch Weekly. Vabbè, già la box è spettacolare, questo è solo il fuori. Comunque, essenzialmente è uno spray anti-gnomo. Eccolo qui. Adesso andiamo ad aprire. Sarà sicuramente utile per metterci l'acqua delle piante, però è bellissimo, adoro, vabbè, sto impazzendo. È tipo il... come si chiama? Nebulizzatore? Una roba del genere. Comunque, eccolo qui, ovviamente non c'è assolutamente nessun liquido dentro, anche l'altra volta c'era un contenitore per il parfum di un negozio appunto diagonale, questa volta uno spray del Gnoming, ma questo serve appunto effettivamente per le piante, è utilissimo nel momento in cui mettete l'acqua, non proprio per innaffiare ma appunto per andare a spulciarsi lievemente dell'acqua sopra. Vabbè, sono innamorata, lo rimetto qui dentro, ma già sono innamorata, per il settimanale delle streghe è questo, stiamo già volando altissimo, amo. Altra cosa che vedo è una marmellata, anche se non credo sia la marmellata, ma è bellissima, ricorda proprio le confezioni di marmellata che fa anche mia madre. Magnificent Marmalade, credo sia all'arancia, eccola qui, troppo bella. Andiamo ad aprire, si apre? I think so, yes, è una candela. Non è l'arancia, quanto forse... sì, oddio, c'è sicuramente l'arancia. Comunque è una candela. Arancia e qualcosa di dolce all'interno. Comunque amo. La confezione è stupenda. Approvata. Poi vedo questo. No. Wait. Cioè... seriously? È una riproduzione perfetta del cappello che Ron utilizza nel film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Avete presente quando gli alunni maschi Grifondoro sono nel loro dormitorio e stanno semplicemente giocando con le caramelle? Lui comincia a, dopo aver preso una caramella, a ringhiare come un leone, e poi invece Harry sbuca il fumo come un treno. Ron indossa questo. Ma che tenerezza! Vabbè, adoro. È oggettivamente un brutto cappello, ma è stupendo in quanto cappello di Ron, uguale. Vabbè, innamorata. Amo. Sono completamente estasiata da questa box. C'è qualcosa qui dentro. Nella scorsa box non c'era niente da indossare, se non ricordo male. C'era qualcosa che poteva rompersi, che era... molto carino per le candele. Oh mio Dio, voi non potete capire. No, raga, cioè... siete pronti? Fan di Harry Potter, siete pronti per impazzire, miei cari Potterhead? Io muoio. È un orologio come quello che c'è in casa Weasley, appunto nella Tana. Ci sono i Weasley su dei cucchiai e... ti dice dove sono, fra Home, Traveling, Prison, Lost, Quidditch, Mortal Peril, Taylor, Bed, Holiday, Forest, Work, Garden, School. Vabbè,
si può davvero utilizzare. No, vabbè. Scusate, ma questa è la mia nuova sveglia praticamente. Ma che cosa bellissima! No, vabbè, sto impazzendo, è bellissimo. Vabbè, insomma, si può mettere qualcosa, ma suona anche. No, vabbè. Basta, io sono ufficialmente innamorata. Basta. Andiamo avanti con questa. In ogni Magical Crate ci saranno queste coin da collezione con sopra gli incantesimi. L'altra volta c'era Alohomora, questa volta Lumos. Wand Lightning Charm. Che meraviglia, anche in questo caso. Lumos. Dopo Alohomora, Lumos. Piacciono un sacco anche questi. Poi c'è una spilla che mi è arrivata anche la scorsa volta per i prefetti magici, perché appunto io ho ricevuto questa box in quanto Magical Prefect e l'altra volta era sul violino, questa volta è fatta in questo modo sul nero e mi piace un sacco. Amo le spille, come Harry Potter, potete donarmene quante ne volete. Poi c'è questo che è un contenitore ed è una lettera con il marchio di Weasley e tantissimi francobolli. Ce n'è uno tra l'altro con la mandragola, un lupo, un bus, un cervo, un tasso, gli scacchi d'Egitto, Tea Time, i doni della morte. Insomma, è fatto in questo modo. E credo sia la lettera che i Weasley mandano ad Harry, non mi ricordo in quale libro, fra il secondo, il terzo, il quarto, sono molto indecisa, insomma, con tantissimi francobolli perché non sanno come spedire le lettere, i babbani, adoro, bellissima. Vabbè. La cura nei dettagli, io impazzisco. Poi c'è qualcosa qui dentro. Un quaderno, sembra, però in legno, che bello. Wow. No. Vabbè, bellissimo. È Weasley's Family Receipts. Ma io piango. Con praticamente intagliata appunto la scritta libro delle ricette della famiglia Weasley. Bellissimo, e si apre e sono fatte in questo modo. Vabbè, stupendo. Vabbè, ciao, lo uso tipo da oggi. Scrivo tutto qui sopra. Poi, oh mio Dio, wait. Allora, ultime cose. Allora, c'è questo che è appunto il tema della box. Con i gemelli, Ron, Ginny, Harry, i gnomi, Arthur, Molly e Percy. Bellissimi. Questo, l'altra volta c'erano Harry e Hagrid, first visit, my first diagonale visit. Questa volta vedo Fred, George e le puffole pigmee. Adoro. Ah sì, per il negozio dei Weasley, dei gemelli Weasley. Poi c'è questo. Il certificato di matrimonio di Arthur e Molly. Si sono sposati il 13 giugno 1968. Oh, che tenerezza, ci sono anche i nomi dei testimoni. Ma che belli. Sono stupende queste piccole cose. Last but not least, qui vedo una cosa stupenda. Vi prego, cioè, è una cornice con i Weasley. Ginny, Molly, Ron, Fred e George, Charlie, Percy, Billy,
e Arthur. Io la metto in libreria tipo now perché io vorrei essere una Weasley. Vabbè, sono innamorata, non c'è più niente nella box, è stupendo, è tutto meraviglioso, quindi... Ah, un'altra cosa piccolina è questo adesivo, riuscirò a farvelo vedere? Eccolo qui, The Burrow Magical Create, insomma un adesivo sulla box, e ora possiamo andare a leggere il settimanale delle streghe per vedere un po'. Allora, c'è appunto l'orologio della famiglia Weasley, il Weasley Family Alarm Clock, bellissimo, cioè qualcosa di stupendo. Poi, il libro delle ricette di Molly Weasley, stupendo. La marmellata, che in realtà è una candela, innamorata di entrambi. Poi la coin con scritto Lumos, abbiamo poi The Gnoming, quindi lo spray contro gli gnomi, l'art della tana, con anche l'art di Fred e George, la famiglia del mese con appunto l'ultima cosa che vi ho fatto vedere, il certificato di matrimonio, il cappello di Ron. Sì, e appunto questa che è sì, è la lettera che Molly manda. Ok, era il quarto, sì, il quarto libro per invitare Harry a vedere la Coppa del Mondo di Quidditch. Vabbè, adoro. Allora, questa, la Magical Create dedicata alla tana, io sono completamente, completamente innamorata. Mi è piaciuto tutto, non saprei cosa scegliere, però forse questa vince su tutto. Probabilmente sì. Comunque, questa è la box. Spero che l'unboxing vi sia piaciuto. Fatemi sapere se amate queste box tanto quanto me. E niente, tutte le informazioni utili qui sotto nell'info box. Grazie mille per ogni commento, like, condivisione e iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!